Buongiorno ragazzi, allora oggi andiamo a parlare dell'Europa e della questione ambientale. Partiamo dalla premessa fondamentale che l'Europa è un continente estremamente industrializzato e quindi per questa ragione anche il consumo energetico è molto alto. Il problema è che il consumo energetico fa riferimento per l'80% alla combustione di materiali come carbone, gas e petrolio che sono estremamente inquinanti. Infatti, soprattutto negli ultimi periodi si è parlato di una sostenibilità ambientale, cioè porsi come obiettivi quelli di migliorare l'impatto sull'ambiente dell'utilizzo di moltissime sostanze che purtroppo giorno dopo giorno influiscono sulla salute umana e del nostro ecosistema in generale. E infatti, tra gli obiettivi principali c'è quello di ridurre l'emissione dei gas serra, soprattutto a causa delle industrie, e in generale di ridurre l'inquinamento, tutelare le risorse naturali di cui disponiamo e anche cercare di limitare la deforestazione e la desertificazione eccessiva che negli ultimi anni si sta effettuando. Passiamo però adesso a vedere quali sono le risorse naturali, le fonti di energia. Intanto dobbiamo fare una prima distinzione tra fonti energetiche, fonti biologiche e fonti minerarie. Per quanto riguarda le fonti energetiche, esse possono essere distinte in due categorie, cioè fonti energetiche rinnovabili e fonti energetiche non rinnovabili. Le fonti energetiche rinnovabili sono tutte quelle fonti di energia che sono destinate a riprodursi nel corso del tempo, in tempi anche abbastanza brevi, o che non si esauriscono con il loro utilizzo. E un altro vantaggio attiene al fatto che essi abbiano uno scarsissimo impatto ambientale, cioè non sono inquinanti. Tra di esse ritroviamo ad esempio il vento, che è una fonte di energia eolica, le correnti e le maree, e quindi attraverso lo sfruttamento del moto ondoso è in grado di produrre energia, i salti d'acqua anche essi producono energia idroelettrica, le radiazioni solari in primis, ma anche le biomasse. Cioè principalmente scarti alimentari o organici che vengono utilizzati o direttamente per produrre energia oppure come combustibili. E in questa categoria troviamo anche il legname che può essere utilizzato appunto bruciandolo come combustibile. La seconda categoria di fonti energetiche sono invece quelle non rinnovabili, vale a dire tutte quelle risorse, quelle fonti di energia che sono destinate ad esaurirsi nel tempo o che comunque richiedono tempi estremamente lunghi prima di poter essere rigenerate. E un altro svantaggio di queste fonti attiene proprio alla questione del loro inquinamento, del loro impatto ambientale. Tra questi ricomprendiamo il carbone, il petrolio, i gas naturali e altri elementi come per esempio plutonio e uranio, attraverso cui si produce l'energia nucleare. Per quanto riguarda il carbone, esso deriva dalla fossilizzazione di piante acquatiche, per quanto riguarda invece il petrolio, esso si produce nel sottosuolo nel corso di milioni di anni attraverso la trasformazione chimica di organismi viventi e infine per quanto riguarda i gas naturali, essi derivano dalla trasformazione anaerobica di organismi, anch'essi in un lasso temporale estremamente lungo. Per quanto riguarda invece le risorse minerarie, esse sono tutto ciò che deriva dalla estrazione dal sottosuolo o comunque sotto il fondale oceanico, di materiali come per esempio metalli preziosi, zinco, rame, ferro, nickel e così dicendo. Infine troviamo le fonti energetiche di fonti di energia biologica, cioè tutte quelle sostanze che provengono direttamente dalla biosfera, quindi che possono fare riferimento sia al terreno, quindi a livello di coltivazione, quindi ortaggi, frutta, ma anche di terreni per pascoli, e a livello di catena alimentare, pensiamo al cibo, quindi alla carne, al pesce. E rientrano in questa categoria anche il legname, in questo senso però da intendersi come materiale da costruzione, e tutte quelle fibre naturali o animali attraverso cui si possono produrre tessuti, si pensi ad esempio al cotone o alla seta, destinati poi principalmente all'abbigliamento. A questo punto ci concentriamo sull'inquinamento. E che cos'è l'inquinamento? L'inquinamento consiste in un'alterazione dell'ambiente che può avere sia origine antropica, quindi origine dall'uomo, che origine naturale. Si pensi ad esempio al fumo generato da un incendio spontaneo e quindi che sia in grado di incidere in modo significativo e dannoso sull'ambiente che ci circonda, dannoso sia per l'uomo che per gli animali che in generale per l'ecosistema. E si tratta quindi di una forma di contaminazione che può riguardare l'aria, può riguardare le acque, può riguardare il suolo, con sostanze e materiali che normalmente o non sarebbero presenti o comunque sarebbero presenti in quantità molto inferiore.
Esistono diverse forme di inquinamento. Prima di tutto il cosiddetto inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico consiste nella presenza nell'atmosfera terrestre di agenti che possono essere chimici, fisici, biologici, in grado di alterare e modificare innaturalmente le caratteristiche dell'atmosfera e di provocare conseguentemente un effetto dannoso sia sugli esseri viventi che sull'ambiente. Generalmente questo tipo di inquinamento è causato da le industrie, però non solo, anche pensiamo all'inquinamento causato dal motore a scoppio delle automobili e in generale da tutto ciò che riguarda le combustioni. Una seconda forma di inquinamento è invece il cosiddetto inquinamento idrico, quindi l'inquinamento delle acque. Si può trattare di laghi, mari, fiumi, causato dall'immissione negli stessi di scarti industriali o anche domestici o urbani in generale e liquami, in grado anche in questo caso di alterare significativamente quello che è la composizione normale, naturale di queste acque. Sia l'inquinamento atmosferico che l'inquinamento idrico, tra l'altro, sono strettamente connessi a moltissime malattie. Pensiamo ad esempio alla questione dell'Ilva di Taranto, quindi a questa fabbrica che, dove lavorano migliaia di dipendenti, di operai, di cui tantissimi di essi si sono ammalati di diverse forme tumorali. E questo lo possiamo collegare di conseguenza all'inquinamento sul luogo di lavoro. Infatti, molto, molto spesso purtroppo i lavoratori sono esposti a agenti chimici e fortemente nocivi per la salute che li espongono proprio allo sviluppo di malattie. Un'altra forma di inquinamento è l'inquinamento domestico. L'inquinamento domestico fa invece riferimento a quell'inquinamento che si crea all'interno della propria abitazione a causa dell'isolazione di fumi, vapori, agenti chimici come per esempio, non so, detersivi o vernici, ma anche magari per l'errato utilizzo di un impianto di condizionamento o alla mancata pulizia periodica dello stesso, o anche, perché no, al fumo di sigaretta. Ancora abbiamo un'altra forma di inquinamento che riguarda l'inquinamento urbano. L'inquinamento urbano è un problema di cui si parla moltissimo ultimamente perché riguarda l'inquinamento all'interno di un ambiente più ristretto rispetto all'inquinamento nazionale, ma riferito ad una magari particolare città, per esempio Roma, ed è causato principalmente dalle macchine, quindi dal fumo di scarico delle stesse, ma non solo, anche dalle fabbriche e anche dalle abitazioni stesse. Per queste ragioni si cerca soprattutto negli ultimi tempi di ridurlo al massimo e a tale riguardo infatti sono moltissimi gli interventi che vengono fatti, si pensi alla chiusura al traffico in alcuni giorni dell'anno oppure al fatto che alcune macchine non possano più circolare perché troppo vecchie e quindi ulteriormente inquinanti rispetto alle macchine di nuova generazione. Ancora possiamo poi parlare del cosiddetto inquinamento acustico, quindi di tutto ciò che è rumore eccessivo che provoca effetti dannosi. Questi effetti dannosi possono essere più banali, come il semplice disturbo, la perdita della concentrazione o del sonno, fino ad arrivare a effetti molto più gravi, come per esempio lesioni dell'orecchio. Ancora possiamo poi fare riferimento al cosiddetto elettrosmog o inquinamento elettromagnetico che riguarda l'immissione di onde elettromagnetiche non naturalmente come avviene per esempio nel caso di un fulmine, ma ad esempio attraverso l'utilizzo eccessivo di stazioni radio o TV e di cellulari, di telefonia mobile quindi. Per concludere, le ultime due forme sono l'inquinamento luminoso e l'inquinamento termico. L'inquinamento luminoso è tutti quegli effetti dannosi collegati invece ad un uso eccessivo di fonti luminose, di sorgenti luminose. E infine l'inquinamento termico è causato dall'aumento della temperatura, e anche di questo se ne parla molto negli ultimi tempi con lo scioglimento dei ghiacciai, e anche questo è in grado di provocare gravissimi danni al nostro ambiente. A questo punto andiamo a vedere in particolare ciò che riguarda l'Italia, il nostro paese, partendo da una premessa fondamentale, che l'articolo 9 della Costituzione italiana tutela l'ambiente, ma non solo, in realtà si riferisce a una tutela più generica del paesaggio, dell'ambiente che ci circonda, del nostro patrimonio artistico e culturale. Tra l'altro l'Italia ha 871 zone che rientrano come aree protette, quindi come aree che devono essere tutelate dal nostro Stato e che tra l'altro rappresentano circa l'11% del territorio nazionale, quindi tantissimo, e che possiamo suddividerle in parchi nazionali italiani, che sono circa 24, in parchi regionali italiani, riserve naturali statali, riserve regionali italiani e aree marine protette italiane.
Inoltre l'Italia è anche molto molto ricca di biodiversità, quindi di tantissime specie diverse che vivono all'interno, di organismi viventi che vivono all'interno del nostro paese. E infatti è anche il paese europeo che ha più specie di piante superiori. E questo da che cosa è dovuto? A diversi fattori in realtà. Il primo fattore riguarda sicuramente proprio la conformazione geografica, geologica del nostro paese, ma non solo, si riferisce anche alla nostra latitudine, che è di circa 10 gradi, che la pone a cavallo tra diverse fasce climatiche, sia temperate che mediterranee. E quindi questo consente che ci siano diversi, anche all'interno del nostro paese, diversi ambienti che consentono quindi la nascita e la prolificazione di tantissime diverse specie di esseri viventi, sia di origine animale che vegetale. Un'altra caratteristica è la presenza di tantissimi endemismi, che sono praticamente specie viventi, caratteristiche e specifiche di una determinata zona, proprio all'interno del nostro paese. In realtà però, come abbiamo accennato in precedenza, il problema dell'inquinamento è veramente molto sentito e il nostro paese è un paese estremamente urbanizzato. E inizialmente lo era principalmente al nord e al centro Italia, ma in realtà ormai l'intera penisola è fortemente urbanizzata. E tutto questo chiaramente provoca dei danni all'ambiente e all'ecosistema in generale e mette in pericolo anche la stessa presenza di tutte queste biodiversità che caratterizzano il nostro paese. Bene ragazzi, per adesso la lezione finisce qui, ci vediamo poi nelle prossime lezioni. Buono studio!